Finalissima di Amici Celebrities dopo 5 settimane di gare appassionanti, finalmente questa sera, mercoledì 23 ottobre 2019 in diretta su Canale 5, va in onda la finalissima di Amici Celebrities. A condurre il talent show targato Fascino ci sarà ancora una volta Michelle Hunziker che settimana è stata travolta dalle polemiche. Il motivo? Secondo diversi utenti web la soubrette svizzera non ha saputo contrastare la superiorità di Maria De Filippi, ospite nella semifinale trasmessa la scorsa settimana. Intanto, però, la madre di Aurora Ramazzotti presenta qualche difficoltà a poche ore dall'ultima puntata. In che senso? In poche parole l'artista elvetica ha qualche problema di salute. Andiamo a vedere nello specifico cosa le sta accadendo. Michelle Hunziker, senza voce in tarda serata, i telespettatori di Canale 5 scopriranno chi sarà il vincitore della prima edizione di Amici Celebrities. I concorrenti rimasti in gara sono 4. Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Stando ad alcune indiscrezioni, il possibile trionfatore potrebbe essere il conduttore di Temptation Island. Ma le preoccupazioni per il momento sono ben altre. Infatti la padrona di casa Michelle Hunziker, a poche ore dalla finalissima, si è ritrovata quasi del tutto senza voce. Tutto ciò a causa di un brutto raffreddore. Una situazione davvero difficile, visto che tra poche ore dovrà essere in diretta davanti a milioni di telespettatori. A rivelare il tutto ci ha pensato la manager della conduttrice elvetica, che l'ha ripresa e poi postata su IG mentre era impegnata a fare i fumetti, per cercare di far migliorare la sua voce. Continua dopo la foto, Michelle Hunziker carica per la finale di stasera con un tale abbassamento di voce. Michelle Hunziker questa sera farà molto fatica a condurre per oltre 3 ore di diretta la finale di Amici Celebrities. Nonostante tutto, la moglie di Tommaso Trussardi, che in settimana l'ha difesa dagli attacchi degli haters, non si è persa d'animo, mostrando tutta la sua positività. Sicuramente con le giuste cure la soubrette svizzera riuscirà a tornare in perfetta forma.